Hola guapos, siamo arrivati al quinto giorno di ottobre e mentre registro fuori c'è una tempesta. È letteralmente l'atmosfera perfetta per parlarvi di quello di cui vi sto per parlare. Si tratta di Drood, di Dan Simmons, l'autore di The Terror. Ho trovato questo libro in un charity shop totalmente ignara di chi fosse Dan Simmons, sapendo chi fosse Drood e con solo una vaga idea di chi sia Wilkie Collins. Wilkie Collins è un romanziere, uno scrittore realmente esistito nell'Ottocento, autore di libri come La donna in bianco e L'albero stregato, e in questo libro è la voce narrante e il protagonista. Wilkie Collins, collega e amico, in qualche modo, di Charles Dickens, testimonia la rapida discesa nella follia di Dickens in seguito ad un incidente di treno che Dickens realmente ebbe. Collins vede Dickens impazzire riguardo a questa misteriosa figura su cui poi cercherà di scrivere un romanzo, Il mistero di Edwin Drood. Romanzo che non porterà mai a compimento perché morirà prima di riuscirci. In questo librone, è veramente un librone, per questo ne sto parlando nel quinto giorno di ottobre, perché così, se lo vuoi leggere, fai in tempo a finirlo per Halloween. Noi vediamo Dickens andare fuori di testa, ma più si va avanti più ci si rende conto che anche la voce narrante sta diventando sempre più inaffidabile. Wilkie Collins, prima di Dickens, diventa folle a causa di questo misterioso figuro di nome Drood. Quindi non solo è un romanzo concluso su un romanzo non concluso, è anche un thriller psicologico, perché più volte ti fa venire in mente il dubbio: ma Drood c'è davvero o sia Dickens che Collins sono completamente matti? È un libro veramente atmosferico e perfetto per la stagione delle tempeste e della nebbia. Quell'ambientazione vittoriana con i vicoli bui illuminati a stento dalle lanterne a gas, i viaggi in carrozza, sia le carrozze del treno che le carrozze quelle trainate dai cavalli, i salotti bui che nemmeno il fuoco di un bel camino riesce a ravvivare. Non è terrificante quanto lo può essere un libro con i vampiri o i lupi mannari. È un tipo di paura più sottile, perché come se leggendo questo libro noi ci mettessimo a camminare su una lastra di ghiaccio e cominciassimo a sentire cric, cric, mentre il ghiaccio si spezza e avessimo solo un momento per prendere fiato prima di vedere quanto è profonda l'acqua in cui stiamo per cadere. That's it, guapos! A domani!